Pentima è entroterra genovese, molto entroterra, caratteristico, no? Molto bello. Però 30 anni fa rischiava di essere abbandonato anche da quei pochi anziani. Le piccole case unite uno vicino all'altro dall'idea del presepe. Allora ho lanciato l'idea del presepe. E durante la messa di Natale eravamo una trentina di persone, sì o no. E ho detto alla fine della messa, ho un'idea. E io immaginavo proprio un presepe nel presepe, perché riproduce un po' la vita quotidiana degli abitanti che hanno vissuto lì nell'Ottocento. Sono passati 27 anni e rimane il presepe di Pentima. Questa stanza è la scuola, c'era veramente qua la scuola. Tutte le attività che c'erano a Pentima sono state riprodotte nelle scene del presepe. C'era il forno perché c'era mia nonna che faceva il pane. Qua viveva una persona che faceva la barba e i capelli alle persone del paese. È stato come una riattivazione, rivivere il paese, fare rivivere il paese. E infatti sta rivivendo abbastanza. Ecco. L'allestimento è lavoro di 2 mesi. E adesso dalle originali, diciamo, una ventina di scene, siamo arrivate a una quarantina. Allora, questa è la natività che abbiamo ambientato in una vecchia stalla. Le teste sono state scolpite da uno di noi e rappresentano persone che sono esistite. Se non ci fosse stato il presepe, se non ci fosse stata l'associazione che in questi anni ha curato anche gli interventi di manutenzione, il paese sarebbe molto più abbandonato, molto più in decadenza, e questo è uno dei vantaggi di aver allestito il presepe.